Il decreto anti-Covid dell'11 marzo aveva creato preoccupazione tra i titolari delle pasticcerie, che molto spesso hanno anche un bar. Con la chiusura dei pubblici esercizi si era capito che le pasticcerie con il bar dovessero abbassare le serrande, ma le pasticcerie sono definite anche attività artigianali, con un codice diverso. E così, dopo aver chiesto a prefettura, sindaci e polizia locale, in provincia di Padova alcune hanno potuto riaprire. Siamo accorti che molte pasticcerie, la maggior parte forse anche le più storiche, avevano il doppio codice ATEC, un codice ATEC misto. Cosa vuol dire? Che c'era sia la produzione artigianale di dolci che la commercializzazione di prodotti dolciari già preconfezionati. Questo ha fatto sì che alcune pasticcerie potessero aprire. In pratica per queste è possibile vendere, ma solo prodotti preconfezionati, come focacce, colombe e uova di Pasqua. Il bar però deve rimanere rigorosamente chiuso. Su un totale di 60 pasticcerie artigianali con laboratorio artigianale di Padova e provincia, una decina potrà tenere aperto. Al momento tutte le altre pasticcerie che non rientrano in questa categoria non possono aprire, è escluso. Molti si sono attrezzati per le consegne a domicilio, un sistema che si sta sviluppando in pochi giorni e rappresenterà un'opportunità anche per il futuro. È ben chiaro ai commercianti che prima di tutto viene la salute, in attesa che si possa ripartire. Tutti i colleghi si sono subito messi in moto per le consegne a domicilio. E questa secondo me è una cosa fantastica, perché i clienti che continuano a telefonare per avere la colomba di pasticceria, non è che comprano una colomba qualsiasi, comprano un'emozione che solo una colomba di pasticceria può dare.